Dal 1529 rientra stabilmente a Ferrara con la moglie Adriana. Allestisce commedie, La Lena e Il Negromante. La corte lo usa anche come programmatore di spettacoli, scrive direttamente le commedie, ma poi le mette in scena. E tra l'altro c'è un episodio molto interessante, che è una lettera del grande attore e autore padovano Ruzzante, che ha preparato uno spettacolo per Ferrara, ma non ci può andare, ma manda la sua troupe dicendo che lì avete Ludovico Ariosto, che sa il fatto suo e ci penserà lui a mettere su lo spettacolo. Cassandre, Suppositi, Il Negromante, La Lena, questi titoli delle commedie scritte e dirette da Ludovico Ariosto, lavori importanti per il poeta che ne curava minuziosamente l'allestimento, che si infuriava quando qualcuno degli attori trafugava il copione e lo dava alle stampe senza permesso e con mille refusi. Lavori composti per la corte che ancora una volta lo inserivano in quel ruolo ambiguo di funzionario e letterato che fu il suo cruccio per tutta la vita. Ma il suo teatro soprattutto fu il banco di sperimentazione stilistica. Dopo le prime versioni in prosa, fu proprio qui che Ariosto adottò una scrittura in versi, ma piana, colloquiale, quasi narrativa, e anche un banco di sperimentazione ideale. L'inizio del grande teatro comico del Rinascimento, nel quale gli antichi, Terenzio e Plauto innanzitutto, venivano presi a modello per essere rivisitati. Nella Cassaria troviamo una contaminazione tra fonti antiche, fonti moderne, importante la prospettiva, diciamo, per cui questa storia che si rifà al mondo classico però viene vista sullo sfondo che rinvia alla città moderna e addirittura invece nei suppositi la commedia antica, diciamo tra virgolette, sarà ambientata proprio a Ferrara. Quindi c'è questo gioco tra il passato e il presente, tra mondo classico e mondo contemporaneo. Rientrando da una missione diplomatica a Mantova, si ammala e muore dopo alcuni mesi, il 6 luglio del 1533. Lascia incompiuta una commedia, alcune liriche latine e l'ultima versione del grande poema che lo renderà immortale.